Chiude Villa Maria Eleonora Hospital, lo rende noto Rosario Lo Piccolo, coordinatore provinciale della sanità privata della CISL FP Palermo Trapani, che il 10 aprile scorso aveva scritto una lettera di diffida ai vertici della clinica, sollecitando azioni immediate a tutela dei pazienti e del personale e rimarcando come alla fine di questo momento ognuno si assumerà le responsabilità di questa gestione. In seguito alle ulteriori verifiche effettuate, aggiunge Lo Piccolo, la struttura sospenderà le attività. Gli operatori sanitari e i medici seguiranno le disposizioni previste a livello nazionale e regionale relative ai casi di positività o di non positività accertata al coronavirus. La CISL FP Palermo Trapani sottolinea la necessità di un sistema di controllo e dispositivi di protezione per tutto il personale sanitario per evitare l'accendersi di focolai e garantire la sicurezza di chi è in prima linea in ogni realtà ospedaliera sanitaria. Dalla clinica confermano di aver fatto richiesta all'ASP per una sanificazione profonda e che di conseguenza saranno trasferiti ai reparti Covid tutti i positivi che hanno bisogno di ricovero, in altri reparti tutti i pazienti trasportabili, mentre saranno dimessi tutti quelli che possono essere dimessi, ma non confermano ancora i tempi esatti. L'ospedale resterà comunque chiuso fino almeno a lunedì per poi rivalutare la situazione. Salgono intanto a 35 i positivi al coronavirus nella clinica tra medici, infermieri e pazienti. Il dato è stato diffuso dall'azienda sanitaria provinciale. Due infermieri e un operatore socioassistenziale che lavoravano nella clinica sono stati portati nell'albergo San Paolo Palace in via Messina Marina a Palermo. Sono tutti e tre positivi. Qualcuno di loro è risultato positivo al secondo tampone. È il caso di una delle infermiere rimasta 72 ore di fila in clinica quando è scoppiato il focolaio. Dopo l'esito del tampone ha dovuto lasciare la casa dove abita col marito e due figli piccoli e trasferirsi nell'albergo Covid. Alla luce dei contagi sarà eseguita in questi giorni la sanificazione completa dei locali nella clinica di Via della Regione Siciliana. Le operazioni sono coordinate con l'ASP e la Protezione Civile Regionale. Il focolaio di coronavirus nella clinica palermitana Maria Eleonora è all'attenzione del procuratore aggiunto di Palermo, Ennio Petrini, che ha aperto un fascicolo conoscitivo, un cosiddetto modello 45, allo stato senza alcuna ipotesi di reato, dopo aver ricevuto una nota dei carabinieri del NAS che ha rappresentato la situazione nella struttura sanitaria. Adesso la procura ha incaricato i carabinieri di verificare se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza per evitare il focolaio a partire dall'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.